Questo programma vi è presentato da Anni di esperienza ed una grande passione per i viaggi ti aspettano nell'agenzia Viaggio e Vedo. Professionisti del turismo organizzeranno, oltre alle tue vacanze, viaggi e liste nozze, crociere, viaggi di gruppo, soggiorni in castelli, escursioni in barcavela ed agriturismi. Prenota la famosa passeggiata romana a soli 25 euro cena inclusa. Inoltre biglietti d'aereo, traghetti, alberghi e viaggi per tutte le tasche, con weekend a partire da 99 euro a coppia. Visita il sito viaggioevedo.it o la pagina Facebook Cuore e Coccole. Agenzia Viaggio e Vedo, a Roma, in via Bartolo Longo 1, telefono 06 41 036 36. Viaggio e Vedo, protagonisti del tuo tempo libero. 5. I continenti da visitare. 4. Le stagioni dell'anno. 3. I viaggi da fare in 12 mesi. 2. Le valigie da preparare. 1. La radio da ascoltare. Radio Vacanze. E benvenuto, bentornato. Io sono Gianluigi Leoni e questa è Vacanza alla Radio, il podcast radiofonico che puoi ascoltare ogni mercoledì alle 19.30 in diretta sullo streaming di www.radiovacanze.com, in collegamento ovviamente con la sede dell'agenzia Viaggio e Vedo, che è lo sponsor ufficiale del programma. Oggi parliamo ovviamente chi vince, il tema della trasmissione sarà chi vince tra Last Minute e Advance Booking. Sono due temi molto importanti perché con l'arrivo della stagione ormai diciamo ben inoltrata c'è da distreggiarsi. Però ti ricordo anche che è possibile ascoltare una versione podcast con più di 175 puntate che è disponibile subito su iTunes, su YouTube, su Spotify, su Spreaker, su Google e anche ovviamente su Amazon. Basta dire Alexia apri Radio Vacanze, dunque ci ascolti veramente dappertutto. Questa è una gran bella cosa che diamo ormai da tanto tempo, approfittare della tecnologia. Credo che sia veramente importante. Allora, carissimi amici all'ascolto, oggi apriamo con una chicca, ma di quelle vere, prima di entrare nel tema, perché vale la pena, ve la voglio raccontare, ve la voglio condividere anche ai colleghi agenti di viaggio e magari lo possono suggerire ai loro clienti che stanno per andare in vacanza. Allora, mi è arrivata da un nostro ascoltatore dal nord dal Friuli, mi è arrivata, e lui si chiama Massimo Neri e ha scritto il suo ultimo libro, Dalla stanza di Miriam. È un libro di Massimo Neri, che è un poeta per passione. Lui in realtà è un medico, lavora appunto nell'ospedale di Pordenone e ha questa passione. Io l'ho conosciuto perché abbiamo lavorato insieme su un altro programma che abbiamo fatto sulla Grande Guerra. Lui raccontava tutti questi sonetti, romanesco, era un po' il Trilussa dei giorni d'oggi. Ecco, quando mi ha detto, guarda Luigi, ho scritto questo nuovo libro, io ci tenevo a farvelo. Allora, Massimo Neri, poi vi metterò il link nelle note dell'episodio per andarvelo ad acquistare su YouTube. Investite di questi 10 euro per passare veramente un bellissimo tempo, insomma, ecco, sulla sdraia a leggerlo, ecco, questo bellissimo. Poi è una persona veramente che ha dello spessore. Beh, in gamba Massimo, grazie per averci anche mandato una copia del libro. Come sempre i nostri ascoltatori sono veramente di tutto, si salta da una parte all'altra senza fronzoli, vengono un po' dappertutto, da tutte le professioni. Intanto salutiamo anche Massimo, anche blogger Lorenzo, blogger 2,5 ore, che è live anche lui sulla un'altra frequenza come sempre. Ciao, buona diretta anche a te. Allora, come vogliamo parlare di questo, di parlare di una generazione abituata al last minute, all'ultimo secondo, a non so che cosa trova? Allora, apriamo con il last minute. Bene, intanto diamo una bella definizione come last minute, importantissima. Me ero appuntato qui su un documento Word che mi faceva piacere, che poi eventualmente ve lo mando, chi me lo chiede, ecco qua. Allora, che cos'è il last minute? Allora, il last minute, prendiamo bene presente, allora ve lo spiego proprio una parola. La parola last minute, tradotta dall'inglese, significa proprio ultimo minuto. Questo significa che se entrate in qualsiasi agenzia, anche se venite qui da me, vi ringrazio, ma su questo sono come tutti, però
Al massimo si fa 2 settimane alla partenza. Allora, oggi che è il 24 di luglio, io posso prenotare fino al 7-8 agosto. Questo è il last minute, anche prima, anche la partenza del di sabato 27. Non puoi non pensare che tu vieni il 24 di luglio e trovi la partenza del 29 di agosto. No, non ha. Sono massimo, ma provo a tirarla 2 settimane alla partenza. Mi spiego, se ancora entriamo un più nel dettaglio, se io ti dico che ho una partenza del 5 di agosto, per esempio, che vado da Malpensa all'isola di Samos in all inclusive a 1200 euro a coppia invece che 1600, cosa vuol dire? Vuol dire che ok, conferma, soldi e partenza e documenti, fine. Non puoi scegliere tu da quale aeroporto vuoi partire, cioè se vuoi partire da Bologna non è più last minute, è un'altra cosa. Non puoi scegliere dove andare, perché è solo quella, è solo a Samos in questo caso, vai. Non puoi scegliere la struttura, non puoi scegliere tu il prezzo e allo stesso tempo non puoi scegliere che ovviamente che non puoi scegliere che lo prendi tra 3 settimane, no, è tra 2. Perciò il last minute vero e proprio sono quello che rimane sulle 6.000 agenzie d'Italia, cose che non hanno acquistato. Immagina che ci sono 2 camere rimaste magari su tutte queste agenzie. Non è che puoi dire ok, mi piace l'idea, adesso torno a casa, sento mia moglie che mi dice no, è proprio un'altra cosa quella che stai chiedendo. Il last minute significa mi piace, lo prendo, lo metto in tasca e fine. Ed è quello che vedo, è come il pantaloncino rosso a pallini che è taglia 52, che io trovo carinissimo come simile costume da bagno ai magazzini persichetti, come diceva una volta il nostro grande Molleggiato. Quello è, quello rimane così com'è, punto. Questo è il last minute, non ha nessuna variante, è solo così come lo vedi, non c'è altro modo di cambiarlo, perché cambiare anche solo una virgola non diventa più last minute, ma diventa una richiesta ed ha tutto un altro prezzo, un'altra realtà. Bene, facciamo subito il primo con i Palasport, la prima pausa musicale e ci sentiamo subito dopo, che comincerò anche a rispondere alle domande degli amici che hanno scritto in questa settimana. Intanto i Palasport qui a Vacanze alla Radio. Se non sai che fare, se non sai che cosa dire, non ci stare male quando senti quelle amiche. Non ti vergognare a volte se lo specchio ti tradisce. Non ti fare male che sei bella come il sole. Mettiti a sedere, sciogli i tuoi capelli lunghi. Non ti rassegnare, spezzerò le tue paure. Non puoi rinunciare al sole, non è notte ma è un'eclissi. Non lasciarti andare, tu consumi solo il cuore. Ti ripeterò, ti ripeterò. Che ce la farò, ti ripeterò che sarò con te. Ti ripeterò, morirò per te, se dal fondo ti amo.
lasciarti andare, che sei bella come il sole. Turista fai da te? Sì, 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 sì. Allora, guarda la qualità delle offerte su www.viaggio.it, il migliore portale di settore creato dall'agenzia Viaggio e Vedo per te che ami far da solo. La prenotazione la fai tu, ma noi ci siamo sempre ad accompagnarti in ogni tua scelta. Visita www.viaggio.it. Il tuo prossimo viaggio parte da qui. Agenzia Viaggio e Vedo. Telefono 06 41 03 636. Gianluigi@viaggioevedo.it. Un'esperienza unica, rigenerante, a contatto con la natura e con il buon cibo. Prenota il tuo soggiorno in castello al Paradiso delle Re ad Arcevia, in provincia di Ancona, immersi nella tranquillità e nel verde delle sue campagne. Fiore all'occhiello dell'offerta, la serata a Re e Regina, che include i costumi d'epoca medievale. Vivi l'emozione unica di una vacanza nel tuo regno. Per informazioni o prenotazioni, contatta Viaggio e Vedo allo 06 41 03 636 o scrivi a gianluigi@viaggioevedo.it. Minuccio saponato a Paiso! Grazie! Tu devi andare da un amico mio, una persona fidata, che frega tu non te ne dà. Sarà a Roma, sta Gianluigi Leone. L'agenzia Viaggio e Vedo. Viaggio e Vedo è Radio Vacanze. E quella lì è 5. I continenti da visitare. 4. Le stagioni dell'anno. 3. I viaggi da fare in 12 mesi. 2. Le valigie da preparare. 1. La radio da ascoltare. Radio Vacanze. Radiovacanze.com. Prima e dopo il ponte. Eh sì, grazie a Roberta Russo, come sempre la sua voce candida qui a Vacanza alla Radio. Allora, bentornati, riprendiamo la nostra puntata in diretta, questa è Vacanza alla Radio, il programma radiofonico dedicato al turismo di Radio Vacanze. E come sempre io voglio ringraziare a te che ci ascolti in diretta ogni mercoledì, senza dimenticare anche gli amici che poi invece lo faranno in replica alle 12 e alle 16 e anche una programmazione notturna, come molti sanno facciamo compagnia a molti lavoratori anche durante la notte con una bellissima programmazione radiofonica notturna dove tutti gli amici di Radio Vacanze, a cominciare dal nostro amico Paolo Puglia che trasmette dall'Australia e anche Francesco DJ7 bravissimo e la nostra amico viaggiando e mangiando giornalista Marco Marucelli e Elisabetta in viaggi con Pinigi, insomma tutti insieme la notte a fare compagnia a chi ovviamente durante quelle ore fatica un po' tantino, insomma. Ti ricordo che comunque abbiamo la possibilità di ascoltarci anche su Google Podcast, su iTunes, su Spotify, su Spreaker e ovviamente anche su Alessia, come dicevamo. Allora, avevamo parlato orientativamente, facciamo un refresh veloce. Allora, il last minute è così, come lo vedi, lo prendi. Non puoi cambiare una virgola di quello che c'è scritto nell'offerta. E soprattutto è valida al massimo per 15 giorni prima della partenza, ovvero oggi 24 luglio, al massimo lo puoi comprare per intorno al 10 agosto. Punto. L'altro è tutto un'altra cosa. Ma è l'altra cosa, quella che parliamo adesso. Oh, dopo una generazione last minute, adesso parliamo del ad avance booking. Sì, no, non è una parolaccia l'ad avance booking. Ad avance booking in questo caso in inglese significa prima. Ok, mi prenoto prima. Questa è una di quelle cose che noi diciamo sempre in agenzia di viaggi, i miei colleghi lo sanno benissimo, che è un grande vantaggio. L'ha scoperto, come si dice, da tanto tempo, io lo vedevo già tanti anni fa, in particolar modo il mondo croceristico. Io mi ricordo la Carnival Cruises tanti anni fa, mi ricordo la Royal Caribbean, avevano delle tariffe stratosferiche
comprandole prima, ma parliamo di centinaia di dollari, insomma, ovviamente era in dollari che io le acquistavo sul mercato americano, con partenza da Miami, da Fort Lauderdale, da Cape, ce n'erano veramente tante, tante opportunità. Questo è stato un po' preso e portato anche nel nostro mercato, tanto è vero che in agenzia trovate i cataloghi Costa Crociere e MSC con prenotazioni anticipate fino al 2021 addirittura, dunque no, ce ne parliamo di più di un anno. Perché? Perché loro in qualche maniera guadagnano forse un pochettino meno nella formula d'avanzo e buchi, però riempiono riempiono chiaramente le navi. Questo è un grande vantaggio, no? Che poi dopo ti permette, ovviamente, quando arrivi sotto data non si trovano più quelle tariffe a due lire, ma si trovano delle tariffe ormai, perché tanto la nave è piena, perciò non hanno più bisogno di abbassare per cercare di riempirla. Dunque la d'avanzo e buchi in realtà è una prenotazione anticipata che può arrivare fino a un anno e mezzo rispetto alla vacanza. Mentre tanti operatori, e mi piace qui citare una cosa molto carina che ha fatto la Sette Mari, con cui molti di noi lavorano, compreso qui la Viaggio Vedo che ci ospita ormai da molto tempo, hanno fatto delle prenotazioni in maniera molto trasparente, in modo particolare loro, perché hanno messo dentro un pacchetto dove tu puoi tutte quelle che sono le tasse, l'adeguamento carbone, tutte queste menate qui, hanno creato un pacchetto fisso con una quotazione fissa e sono sui 200 e qualcosa, e sono sempre quelle, non cambiano mai. Un'altra cosa che hanno fatto importante è prenotazione a 90 giorni, perciò hanno una quota base iniziale, facciamo un esempio pratico proprio in soldoni per dare una cosa a chi magari non ha, perché la Smirto lo conoscono tutti, ma questo è un po' più, devi entrare un più nel sistema. Allora, se io devo partire il 1 ottobre e sono a luglio, io ho superato i 90 giorni, perciò io avrò 1000 euro di quotazione base. Partendo a luglio, prenotandolo a luglio lo pago 750 euro, prenotandolo a 60 giorni lo pago 850 euro, prenotandolo magari a 30 giorni lo pago 920 euro per esempio. Dopo quel termine vale il prezzo da listino. Dunque, per le persone che hanno sicuramente già un'idea di quelle che sono le loro vacanze, vale molto la pena prenotarlo quello. Scherziamo, tipo, non so, un ministeriale, uno delle persone che escono, fanno il piano ferro a gennaio. Ecco, queste sono le persone a cui veramente straconviene non aspettare il last minute. Perché? Perché nella formula della d'avanzo e buchi hai tanti vantaggi. Uno, decidi tu dove andare. Due, decidi tu da dove vuoi partire. Tre, decidi le date. Decidi la struttura, che è una cosa molto importante. Non è, io decido di andare in Mar Rosso non è perché pago 600 euro e mi mando in Tunisia, no, io voglio andare in Mar Rosso. Ecco, con la formula d'avanzo e buchi lo puoi fare, ed è una cosa, e qui colgo l'occasione per salutarla alla mia amica ed ascoltatrice Ivana e il suo fidanzato Nicola, che verranno appunto sabato questo, ed ho pregato di venire apposta perché partiranno il 1° di settembre, e ovviamente gli ho detto: guarda che cerca di venire prima del 1° agosto, perché? Perché così hai la prenotazione a 30 giorni. Questo ha permesso ad Ivana e Nicola che di risparmiare ben 200 e passa euro. Ora dice: ma non sono molti. Beh, io 200 euro, ragazzi miei, non ho visto mai nessuno che li butta via. Perciò questo è il modo di fare. Dunque, intelligenti e bravi ad avermi ascoltato, la mia amica Ivana e Nicola, e li aspetto appunto sabato, perché li farò vedere appunto come va impostata appunto questa cosa. Allora, come avevo promesso al mio amico invece, anche voi, l'altra pausa musicale con noi, Claudio Sonnino, Un respiro azzurro, uno delle tante brani nuovi del nostro amico Claudio Luigi Mosello della Music University di Savona, che con noi ci dà una grossa mano per quello che riguarda la sfera musicale. Allora, qui con noi Claudio Sonnino, Un respiro azzurro, in tema dell'estate ci sta proprio.
mi trovo qui dentro il tram delle immagini, ogni stop pieno di magia, questa vita in cammino è mia. Si alzerà il sipario sulla realtà, ma in un sogno che non ha età c'è la voglia di perdersi, un respiro di azzurro e si dirà dalla foschia che si insinua nell'anima nei momenti di nostalgia. Tutto il cielo dentro di te, problemi ed ansie vanno via, paga il conto e sparirà anche l'ultima bugia. E già un'altra mano si tenderà con la sua solidarietà alle emozioni che regali tu. E già il pensiero scoprirà a un passo ed anche un po' più in giù un mondo che non si odia più. Improvviso un rumore in uno spazio silente, un anziano che piange è meno che niente, la ragione è una condizione, mercificazione. Il bene e l'amore si vendono in salto, la speranza è un miraggio confuso nel caldo, c'è un vile tormento nel cuore e nel vento, inquinamento e grido sì. L'onda di voce è un attimo, come acqua scorre sia, uno spreco che si butta via. Si poserà una bandiera sulla verità, nel sacro nome della vita, e la gente che soffre. Ma la forza più grande è quella sorta di fantasia che si siede nell'anima insieme a gioia ed allegria. Si apre un sorriso e problemi ed ansie vanno via, paga il conto e sparirà anche l'ultima bugia. E già un'altra mano si tenderà con la sua solidarietà alle emozioni che regali tu. E già il pensiero scoprirà a un passo ed anche un po' più in giù un mondo che non si odia più. E resto qui senza arrendermi. Scopri la città eterna come non l'hai mai vista. Con l'agenzia Viaggio e Vedo, il tuo soggiorno nella capitale parte da 25 euro per persona a notte. Ed inoltre scopri tutto il fascino di un'esperienza in puro stile dolce vita. Il lusso con noi è incluso. Per informazioni contatta Agenzia Viaggio e Vedo, via Bartolo Longo 1, Roma. Telefono 06 4103 636. www.viaggioevedo.com. Sono Ida e ascolto il Radio Vacanze. E bentornato, grazie alla nostra Ida, la piccola bambina, la nostra mini cliente, lei che è del Senegal, con quella bella
faccina di colore quando si è seduta qui, ce ne ha fatte raccontare di cose. Allora riprendiamo come sempre la nostra trasmissione. Io sono Gianluigi Leoni, ti faccio compagnia tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 parlando di turismo insieme con l'aiuto dei miei colleghi e con tante notizie che prendo anche durante la settimana, perché ovviamente tra una pratica l'altra e le informazioni, i pacchetti, le risposte, insomma, ecco, voglio intanto dirti una cosa. Allora, molti non lo sanno, ma adesso, da adesso sì in poi, c'è una nuova disciplina che riguarda i pacchetti turistici dal 1° di luglio 2018. Dunque ormai è un anno che questa normativa è entrata. Allora io vi metterò nel link delle trasmissioni la possibilità di scaricare l'applicazione per Android e per Apple. C'è un bellissimo articolo di consumerismo, come lo chiamano loro, però che riguarda un po' come sono le novità. Sono molto interessanti perché ovviamente viene un po' rivista tutto quello che è la scaletta delle responsabilità, ma io dico sempre, se il cliente è mio e qua davanti, ovviamente una mano si dà sempre, questo è importante. Allora vi metterò appunto questi pacchetti turistici guida appunto di Adoconsum, che sì, è possibile appunto scaricare dal link della nostra trasmissione. Bene, anche poi un'altra notizia che ho scoperto che arriverà in Italia è Harry Potter e il prigioniero di Azkaban in concerto. Stavo leggendo che dal 29 al 30 dicembre 2019 all'Auditorium Parco della Musica il maestro Timothy Henry dirigerà l'Orchestra Italiana del Cinema con una straordinaria formazione di 120 musicisti, appunto orchestra, coro, proprio per dare tutto questo, questa magia da non perdere, perché più di 1.300.000 persone hanno visto questa manifestazione molto molto bella, ne vale veramente la pena. Poi sono tante le altre notizie, ma ve le voglio dare più tardi. Intanto io, se c'è il primo nostro amico Francesco di DJ Fontes, è un artista segnalato dal nostro amico, come sempre, Luigi Mosello, e che mi provo a farlo chiamare dalla regia, perché aveva un appuntamento appunto intorno alle 20 per fare raccontare a Francesco com'è fare il DJ oggi rispetto a quello che magari eravamo noi qualche tempo fa, ed è come magari è cambiata, se è cambiata, il pubblico della discoteca, della disco music, quello che è appunto la mia idea. Vediamo un po' se riusciamo a metterci in contatto con Francesco. Il telefono vedo che squilla, la vediamo un po' Francesco se riusciamo a trovarlo. Proviamo ancora, no, vedo che non si riesce a recuperare. Eccolo qua, Francesco, buonasera, come stai? Ciao, buonasera. Tutto bene? Francesco, mi senti? Sì, ti sento. Ciao, sei in diretta su Radio Vacanze, come stai? Tutto bene, grazie, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. È un piacere, carissimo. Guarda, tu mi levi proprio un desiderio. Tu devi pensare che parliamo del 1980, dunque ieri. Sì. Anch'io ho fatto il DJ alla mia festa, ci ho provato una volta sola, ero bravo, però poi voglio dire, sai, no, con i dischi a puntina era un po' difficile. Il vinile era tutta un'altra storia, era molto più emozionante, te lo posso garantire. Io ho iniziato con quello, poi dopo, diciamo, ho seguito la tecnologia, mi sono dovuto un po' adattare alle esigenze, però è stato un grande inizio quello con i vinili, è un inizio diverso rispetto a chi inizia oggi con il computer. Se cominci col vinile è come quello che cominciava, ti ricordi, i vecchi 500 che facevi la doppia, oggi dal cambio automatico è una passeggiata, esatto, di salute. Esatto, bravissimo. Beh, sai, sono vecchietto, però insomma, via, dai, tutto sommato.
Senti, allora io voglio farti raccontare appunto la tua storia. Tu sai, noi siamo una radio che parla di turismo principalmente. Allora, sì, tu hai girato parecchio, perché io ho letto la tua scheda, non finisci mai, mamma mia, dico, eppure nonostante l'età. Sono attualmente in giro, fino a fine agosto sarò in giro un po' dappertutto, da nord a sud, anzi adesso a nord e poi ad agosto scenderò al sud. Beh, per passi per Roma, mi raccomando, puntata Radio Vacanza, io vediamo, certamente, mi fa veramente piacere. Senti, ti posso chiedere una cosa? Intanto, c'è un posto dove ti piacerebbe fare un live, una diretta con i tuoi, diciamo, ecco, con il tuo DJ, ecco, se c'è una location particolare dove ti piacerebbe suonare? Guarda, c'è una regione, l'unica regione dove non sono mai stato a fare spettacoli, è l'unica regione di tutta l'Italia che non sono mai andato e che quindi mi piacerebbe andare almeno una volta in futuro, magari poter fare uno spettacolo lì, che è la Sardegna. Io non sono mai andato. Guarda, hai preso uno che con la Sardegna. Dunque, noi come programmazione abbiamo 6 villaggi e guarda, ti darò un bel contatto, perché non si sa mai, con Luigi Mosello parlavamo proprio di questo, di far fare agli artisti dei spettacoli all'interno dei villaggi turistici. Chissà che bello, questo sogno non, noi facciamo questo di mestiere, come io, sai, mi inchino sempre a quello che ogni tanto Luigi mi dice, no, guarda, gli artisti sono così, io giustamente no, nella mia misera condizione di fruitore, però ecco, fare, ti posso assicurare, se tu ti metti, ecco, dopo che hai chiuso con noi, vai a vedere Piscine di Carloforte, oppure le spiagge di Carloforte la conosco perché dei miei amici, che sono una band ligure, io sono nato a Genova. Allora Carloforte è casa tua. Esatto, a Carloforte mi ricordo che loro erano stati a fare un concerto proprio a Carloforte, quello che mi ricordo. Ma anche l'isola di San Pietro, che è in mezzo, di fronte alla Sardegna, e si parla genovese, bellissimo. Lo sai questo? Bellissimo, molto bello. Te l'aspettavi che non conosco tanto la musica, ma geografia e strutture. Tutto sei toscano dall'accento, mi pare. No, romano pieno. Romano pieno? Allora ho sbagliato. No, è che chilometro. No, non ti preoccupare, ma sai che addirittura la mia dizione radiofonica me l'ha insegnato un artista partenopeo, pensa. Bene, abbiamo fatto un mix qua che Dio ne manda, però ti posso assicurare una cosa, e in particolar modo quello lì, quella parte di là della Sardegna dove parlavamo, la provincia di Alghero, di Oristano, sì, ha una bellezza unica perché non c'è niente di costruito, ti trovi a contatto con la gente e certo, c'è un bellissimo albergo che è l'Ars Country Resort con diverse stanze ed ha veramente un grosso teatro per fare appunto un concerto di questo tipo. Chissà che non ci riusciamo. Ti tenga molto bello anche per me, perché secondo me fare questa come si dice, una manifestazione così poi dà un contatto importante, ecco, via, dai, non diciamo che sia meno, però vabbè, io lo dico sempre, poi giustamente il nostro Luigi dirige, fa l'orchestra comunque grande Luigi, è grande veramente, io sono stato fortunato come essere stato scelto come radio. Bene, allora io guarda, io ho preso addirittura 2 brani e ovviamente quello che è influencer, che hai fatto tu remix, ma ti dico che sta girando anche Molto Naturale. Ti dice qualcosa Molto Naturale? Molto Naturale è stato un progetto nato poco fa, quindi nel senso parlo degli ultimi 60 giorni, dove io ho ascoltato questa genialata di canzone, permettimi di dirlo, di come Davide no? De Marinis, che ha come fatto, no? Secondo me, io ho ascoltato questa canzone e ho detto ha avuto un genio, un lampo di genio, perché una canzone, secondo me, dal mio punto di vista, azzeccatissima. Vedi. E io gli ho dato quella verve in più, quel ritmo magari in più, da poterla rendere un pochino esatto, più movimentata, da ballare. Che però, è il tuo mestiere, è il tuo mestiere, sì, hai dato il tocco. Esatto. Vabbè, allora quando poi dovrai fare qualcosa del turismo ci sono io. Tranquillo, Radio Vacanze a fianco volentieri degli artisti. Allora io mando la nostra influencer e poi sicuramente anche il Molto Naturale. Ciao, grazie carissimo Francesco, in bocca al lupo per tutto. Grazie a te, grazie a tutti i tuoi ascoltatori, un abbraccio. Ciao.
Allora, carissimi amici, dopo la nostra chiacchierata con Francesco, dobbiamo ascoltare appunto quello che è il suo saper fare. Sarà Altobello influencer con l'arrangiamento appunto di Francesco. Sentiamo. It was fire to love you at night. They've been fabulous days for me. I never thought you would make me die. On a wind that left me like a dark sky. Scopri la città eterna come non l'hai mai vista. Con l'agenzia Viaggio e Vedo, il tuo soggiorno nella capitale parte da 25 euro per persona a notte. Ed inoltre scopri tutto il fascino di un'esperienza in puro stile dolce vita. Il lusso con noi è incluso. Per informazioni contatta Agenzia Viaggio e Vedo, via Bartolo Longo 1, Roma. Telefono 06 41 03 636. www.viaggioevedo.com. Sono Ida e ascolto Radio Vacanze. Grazie Ida, grazie, ascolta ancora Radio Vacanze e vienici a trovare quando ritorni. Allora, di nuovo bentornati qui con Gianluigi Leoni al microfoni del nostro programma Vacanze alla Radio. Tra poco non vi nascondo l'emozione per collegarci con un posto d'Italia che io considero a dir poco favoloso. Vi basta dire che qualche attore ha addirittura messo
la sua casetta là. Dunque, provate a immaginare. Intanto però voglio salutare che mi arrivano i messaggi da Caterina, la nostra collega, che dice: sono dall'osteopata, però va bene, auguri. E tanto anche al nostro amico francese Carlo Foghetti, che è in ritorno dal viaggio in Sicilia, ci manda i saluti mentre ci ascolta a qui appunto dall'auto, perché ti ricordo carissimo amico che è possibile ascoltare Radio Vacanze anche dall'auto, basta collegare il Bluetooth al cellulare della cioè il Bluetooth della macchina al cellulare e hai più di ore, 170 ore di trasmissione oltre alla diretta. E intanto anche mi arrivano anche i saluti da Ayman di Vacanze Egiziane, che sta andando in aeroporto al Cairo perché domani sarà in Italia. Bene, mi auguro di averlo ospite qui a Radio Vacanze, il nostro amico Ayman, con cui cercheremo di fare qualche puntata sull'Egitto. Bene, allora, prima di passare alle domande che ho ricevuto, voglio chiudere questa parentesi musicale collegandomi con un grande artista, un amico di Radio Vacanze, una persona veramente importante per me e per voi, e poi il posto dove sta. Ragazzi, quando lo nominerò quel posto qualcuno dirà: ma io non ci sono mai stato, come sarà, come non sarà? Beh, io che ci sono stato l'ho visto e ti posso assicurare che non solo vale la pena, ma anche vale la pena ritornare, non finire mai. Stiamo parlando di un luogo magico, un luogo di quelle che dà veramente delle sensazioni uniche, penso, nel suo contesto ambientale. Intanto prova a chiamarlo Gianluca, il nostro amico Gianluca Gemini, artista che è sulle rive del Lago Maggiore. Vediamo un sì, po' se alle 4. Pronto Gianluca? Ciao, in diretta, già in diretta col pubblico di Radio Vacanze. Come stai? Stavo parlando delle bellezze del Lago Maggiore io. Lago Maggiore, guarda, dell'isola madre, del palazzo del Borromeo, tutto bello il Lago Maggiore, siamo invidiati dappertutto, guarda. Lo so, me lo dici a me, anche come gente è veramente squisita, le persone che abitano sul lago sono un po' particolari. Vabbè, ma Stresa, una delle località più rinomate, insomma, le persone non lo sanno, ma quella è una dei posti, secondo me, più belli dell'Italia, senza andare a toccare chissà che cosa, ma io che ci sono stato, che ho potuto visitare appunto, come dicevo, sia l'Isola Madre, appunto sia il Palazzo del Borromeo, mi sono fatto un giro all'interno, devo dire che non solo merita, ma ha voglia, se no vale la pena. E poi la cittadina di Stresa, neanche a dirlo, insomma, io... Stresa poi, sì, Stresa è magica, c'è anche il mio editore lì a Stresa. Allora un saluto anche al nostro amico, così perlomeno magari qualche volta ce lo presenterà. E allora, che stai facendo là? Domanda, indovina. Visto che il pane non lo fai, la gente di viaggio ne manco, cosa fai a Stresa, stasera sul Lago Maggiore? No, noi qua diciamo che io ci abito, poi ci lavoro, poi qui è un punto nevralgico perché poi è comodo per andare sia in Svizzera, certo, che a Milano, insomma. Sappiamo che è una comodità enorme, no? Ma io volevo prendere che cosa fai il 26 sul Lago Maggiore, il 26 luglio? Facciamo un ottimo showcase, tra l'altro, guarda. Ero qui con il mio coautore del brano, proprio Ilario Longo, e tra l'altro ci stiamo preparando proprio per lo showcase del 26. Anzi, te lo volevo fare salutare proprio in diretta, perché ma come no? Siamo genuini, no? Hai capito? Ci piacciono le cose naturali. Naturali. Guarda, per fare due chiacchiere anche con Ilario Longo. Ciao! Ciao bello, come stai? Con questa voce romanaccia, perdonala però... siamo questo noi Radio Vacanze siamo così, però io grandi. È importante, no stavo dicendo appunto al nostro amico Gianluca, che ovviamente io ho conosciuto anche con altri brani, mi ha mandato questi, sono veramente entusiasta, ma dicevo dei bellissimi brani, un contesto paesaggistico dove state, penso che avete fatto veramente centro.
Sì, sì. Non ci lamentiamo. È come il calcio sui maccheroni. È come il calcio sui maccheroni, dicevo, no? Alla assolutamente, gran... assolutamente, caro. Ci sta, guarda, sì. Ti dirò una bella cosettina, che tutte le nostre più belle canzoni sono nate qua, proprio sul Lago Maggiore. Ecco, vedi? Con la luna piena, quando diventiamo dei lupi. Ah, ecco, allora vabbè, allora io non mi faccio, per carità, i lupi, per carità. Allora io sotto, Gianluca, io sotto sto rampeggiando il tuo brano, come sai i tempi radiofonici sono questi, sì. Ma tu ti lancia questo invito a venirti a trovare anche al pubblico di Radio Vacanze. Il 26. Non ho capito. Lancia un appello, sì, per il 26. Allora, vi invito a tutti gli ascoltatori di Radio Vacanza. Siete invitati con tutto il cuore a venire allo showcase di Laveno Monbello, dove presenterò i nuovi brani. Noi lo faremo praticamente dal vivo, rigorosamente, ci ovviamente sarà un coautore, saremo in tanti e aspettiamo tutti quanti voi a braccia aperte. Ecco qua, allora io qui ce l'ho davanti, Gianluca Gemini, con il brano, prova un po' a dirlo in spagnolo questa volta. Allora, Instantes Grabados, pensa un po', e mira l'orizzonte anche. Allora io dico solo mira l'orizzonte, Gianluca Gemini qui a Vacanza alla Radio, un abbraccio a tutte e due e in bocca al lupo per il 26, mi raccomando, fateli neri, ragazzi. Spacchiamo tutto, volevo dirti tra l'altro, dimmi, che mira l'orizzonte è brano che a settembre sarà un successone in Spagna, abbiamo già diciamo 20 date assicurate a settembre in Spagna. Allora c'è soltanto da invidiarti. Un saluto e un abbraccio a tutti e due in gamba, ragazzi, come sempre qui, grazie, da Vacanza alla Radio. Ciao Luca, ciao. Bravissime persone, bravi artisti, allora vai con il brano. La coincidencia en un vagón, como de llamas que sé yo, en nuestras miradas, oh Señor, solo los dos, solo tú y yo, o quizá no, instantes grabados en mí, me miras encimas que sí, después te vas. Aquí, perdido en un fin, sin solo en un fin, instantes que quedan ahí, tus ojos clavados en mí, en tu como Marlene Dietrich, igual que en un fin, si como en un fin, si como en un fin. En que no estés, te buscaré, yo ya lo sé, instantes grabados en mí, mirantes que sin más que sí, después te bajas y yo aquí, perdido en un fin, si solo en un fin, instantes que quedan ahí. We'll be right back.
Scopri la città eterna come non l'hai mai vista. Con l'agenzia Viaggio e Vedo, il tuo soggiorno nella capitale parte da 25 euro per persona a notte. Ed inoltre scopri tutto il fascino di un'esperienza in puro stile dolce vita. Il lusso, con noi, è incluso. Per informazioni contatta Agenzia Viaggio e Vedo, via Bartolo Longo 1, Roma. Telefono 06 41 03 636. www.viaggioevedo.com. Sono Ida e ascolto il Radio Vacanze. E fai bene, dillo a tutti, ascoltate Radio Vacanze, le dritte, le esperienze, le condivisioni, la grande musica, l'incontro con grandi artisti, sono veramente l'ingrediente vero di questo podcast, veramente forte. E come tutte le settimane torniamo a leggere quelle che sono le sagre in tutta Italia. Allora cominciamo dalla Val d'Aosta, la sagra della Selvaggina. Il comune, il sito è www.comune.sien-nicolas.ao.it. Ovviamente hanno una tutti quelli che sono, oltre ovviamente all'antiquariato, anche i sapori della Selvaggina. Poi Miss Anguria, bella questa, mi piace, perché poi molti non lo sanno, ma anche nella bella Emilia Romagna a Novellera c'è veramente questi frutti sono particolari, anche le ciliegie, vabbè, ma adesso parliamo di loro. C'è una pagina Facebook, www.facebook.com/prorogo.novellera, appunto dal 26 al 28 luglio la sagra dell'Anguria. Poi Festival del Naturale al Lido di Classe a Ravenna, festivaldelnaturale.it, perciò oltre al cinema hanno poi ovviamente tutto quello che riguarda l'incontro uomo e natura, in particolare poi ci sono appunto dei festival del cinema. Poi abbiamo il Festival dello Scalogni GP a Riolo di Romagna, la saga del fungo porcino con polenta a massa di Marciara a Capannori vicino Lucca, e la saga del tartufo e prodotti tipici a Spina sul Critunno vicino Perugia. Ancora la sagra delle sagne strasciate, questo vicino Rieti, è un tipo di pasta molto particolare, anche questo a Paganico Sabino, molto carino. Bene, la sagra della melanzana a Castri vicino Lecce, anche questa da non perdere, comune di Castrali.it, andate a vederle perché vale la pena. Allora facciamo il nostro, dopo questo ultimo brano musicale, con Dami, appunto, De Marines, molto naturale, e poi rientriamo per le offerte e i saluti in maniera molto naturale. Naturale, in maniera molto naturale. Naturale, in maniera molto naturale. Naturale, in maniera molto naturale. Per cominciare, mi alzo dal letto, giro in mutande, acqua e limone, un caffè sul balcone, a piedi nudi comincio a suonare, scrivo qualcosa e mi ritiro a pensare alla mia vita normale, in maniera molto naturale e personale. Quasi quasi ricomincio a viaggiare, molto naturale. Ultimo giorno di vita in città, e non c'è una partita, un amico e tu sei partita di già, e me ne vado lontano da qua, in maniera molto naturale. Non mi sembra normale, in fila indiana e metropolitana, a testa bassa sul mio cellulare, sono uno dei tanti a Milano, al mattino nessuno ti guarda, in maniera molto naturale e personale, quasi quasi mando un certo fattane, molto naturale. Ultimo giorno di vita in città, e non c'è una partita, un amico, tu sei partita di già, e me ne vado lontano.
lasciami indovinare, che ne dici, ne possiamo parlare, vai naturale, in maniera molto originale, mi fai notare, ultimo giorno di vita in città, e non c'è una partita, un amico e tu sei partita di già, e me ne vado lontano da qua, in maniera molto naturale, in questa vita digitale, in maniera naturale, in questa vita digitale, in maniera molto naturale. Naturale, in maniera molto naturale, per cominciare, in maniera molto... Un'esperienza unica, rigenerante, a contatto con la natura e con il buon cibo. Prenota il tuo soggiorno in castello al Paradiso delle Re ad Arcevia, in provincia di Ancona, immersi nella tranquillità e nel verde delle sue campagne. Fiore all'occhiello dell'offerta, la serata a Re e Regina, che include i costumi d'epoca medievale. Vivi l'emozione unica di una vacanza nel tuo regno. Per informazioni o prenotazioni, contatta Viaggio e Vedo allo 06 41 03 636 o scrivi a gianluigi@viaggioevedo.it. Radiovacanze.com, prima e dopo il ponte. E grazie, grazie, bentornato, grazie a Roberta Russo, ma dalla prossima settimana tante novità anche con i liner della radio, qualche cliente si è divertito, ringrazio Valentina Ciommo che oltre ad essere nostro cliente si è dilettata nel fare l'apertura e la chiusura del programma, staremo a vedere che cosa viene fuori. Allora, cominciate a prendere carta e penna, cominciano le, diamo le idee. Allora, intanto, siccome noi siamo ascoltati un po' dappertutto, ringrazio anche gli amici che ci ascoltano in Giappone, in Sud America, in Inghilterra, in Spagna, perché essendo appunto una radio web questa non ci dà confini. Allora abbiamo la MSC Divina in partenza il 3 agosto da Genova. Genova, 499 euro per persona, più 170 di tasse che comunque sono sempre fisse, in tutte le categorie, interna, esterna o con balcone, quella che capita, capita, ma partire il 3 agosto con 499 euro è veramente una sciocchezza. E ancora, la partenza invece della bellissima, sempre Genova, ma il 4 di agosto, 5,99 più 170 di tasse, dunque veramente delle buone idee. E non dimenticate che sul sito www.viaggio.it ci sono tutti i pacchetti scontati fino a 100 euro sulla prenotazione, inclusa l'assicurazione per le partenze fino al 19 di agosto. Mi raccomando, sbrigatevi, queste sono le idee di Radio Vacanze, perché il nostro mestiere è questo, è creare fiducia attraverso una relazione giusta con questo nostro programma. Ringrazio intanto lo sponsor ufficiale del programma, Angelo Sgreccia del Paradiso del Re, il famoso castello delle coccole, il Paradiso del Re, che anche a Ferragosto solo 85 euro per persona in mezza pensione per i clienti di Vacanze alla Radio. Bene, ce n'è tanto. Allora, se ti è piaciuto il programma, dillo ai tuoi amici, dillo ai tuoi colleghi, vieni sul nostro sito www.radiovacanze.com, iscriviti al canale Telegram, al canale YouTube e segui i nostri podcast, manda anche un messaggio al 320 46 87 503 e un grande saluto ai miei fans da Civitanove Marche, dalla Sardegna, insomma tanti tanti carissimi amici. Ci sentiamo la prossima settimana, perché noi non andiamo in vacanza, siamo qui aperti anche ad agosto. Un abbraccio a tutti, buona serata da Gianluigi e da Vacanze alla Radio. Hai ascoltato Radio Vacanze, un programma ideato e condotto da Gianluigi Leoni a cura della Viaggio e Vedo, che vi dà appuntamento a mercoledì prossimo su www.radiovacanze.com.